In questi giorni è uscito un video su YouTube ufficiale da parte di Yoiverse che ti va a presentare il dietro le quinte di come hanno creato il personaggio di Gaming. Una cosina piuttosto interessante che non pubblicano spesso perché diciamo che alcune cose te le fanno vedere durante gli special program e queste cose qui, però appunto non sempre vanno a ripubblicare questi contenuti e a farli appositamente per poi metterli sul loro canale YouTube e altri canali social. Quindi è interessante vedere qual è il lavoro dietro i personaggi. Mi piace un pochino vedere anche come funzionano, come si adattano loro al game design, queste cose qui è piuttosto interessante. Senza contare il fatto che il personaggio di Gaming si porta dietro una meccanica appunto di gameplay che è piuttosto nuova, cioè non è che è nuova, diciamo che nessuno l'ha mai sfruttata al meglio su Genshin Impact, che è quella delle attacchi in picchiata. E oltre a questo è un personaggio interessante, fa la sua Wushu Dance, insomma questa danza Wushu che praticamente va a riprendere la cultura cinese durante appunto il Capodanno cinese, che è piuttosto particolare, si è vista durante l'Enternight, veramente molto, ma molto carina, però non è tanto questo quello di cui ti voglio parlare, perché ti ripeto, ti basta andare a vedere qua su YouTube il tutto e potrai vedere determinate cose appunto di come funzionano appunto le loro idee per quanto riguarda la creazione di questo personaggio con questo video qua, ok? Quindi nel caso andate a vedere questo. C'è un'altra cosa da dover considerare perché quando ti fanno vedere queste cose all'interno dei video, no? Insomma, footage dietro le quinte, queste cose qua, solitamente puoi notare un paio di cose interessanti. Uno su tutti è praticamente come lavorano quelli di Yoiverse, qual è il loro studio, quindi magari se hanno dei gadget, tutto il resto. Ti basta pensare che qualche tempo fa avevano notato in un video di Honkai Impact Third che andavano a presentare praticamente i nuovi personaggi della 7.3 che c'erano gli sviluppatori che avevano alcuni meme di Devil May Cry 5. Uno su tutti era quello di Vergil seduto su una sedia, che magari qualcuno non lo conosce, però è diventato molto, molto virale. E un altro era un mezzo riferimento a Natlan. Non sappiamo se è effettivamente questo, però ne abbiamo parlato appunto all'interno di un video. Ora, quello che io ti faccio vedere qui è praticamente un dettaglio che è stato notato da diverse persone e viene riportato appunto su Twitter da questa personcina qua, ovvero HXG di Luke. Ok? Perché qui ha notato che durante queste prove in beta, alfa, quello che è appunto di Gaming, praticamente si vede qua su schermo che stavano provando il personaggio assieme ad altri PG, appunto che vedi qua a destra. E immagino che appunto si può ben capire che questo è un personaggio Hydro, questo è un personaggio Anemo e questo è un personaggio Pyro. Tu dici, vabbè, e qua dov'è la novità? Eh no, c'è una novità, perché come ti fa vedere appunto qua questa personcina, il nome del personaggio che si può intravedere comunque da questa immagine è scritto in cinese, ovviamente, e la lunghezza dei caratteri è molto più ampia rispetto a quelle che ci sono appunto all'interno del gioco. Cioè, nel gioco ci sono tutti i personaggi Pyro che ti faccio anche vedere qua su schermo, che se vai a vedere i loro nomi appunto all'interno del gioco, la lunghezza del loro nome non supera praticamente un tot numero di caratteri. Quindi la gente ha capito che se si vede qualcosina che è troppo lungo appunto rispetto a quello che è il nome normale di un personaggio che è disponibile nel gioco, molto probabilmente quel nome fa riferimento a un personaggio che nel gioco non c'è, forse. E dato che le persone, come sai, devono sempre andare a farsi 300.000 ipotesi castellinari e tutto il resto, allora qualcuno ha notato appunto che questo personaggio potrebbe essere la signorina Arlecchino. E io te la butto lì. Proprio perché se non è un personaggio che noi conosciamo, di quelli che sono disponibili nel gioco, e come vedi, questa è l'immagine con i vari nomi che sono assolutamente brevi. Va, te li faccio vedere nella loro interezza, vedi? Sono molto brevi, appunto. Allora, qualcuno è andato subito a fare queste ipotesi, che allora, secondo me, sono esatte o sono cose campate in aria? Non lo so, forse metà e metà.
Cioè, ci sta che Hoiverse sta già testando dei personaggi che arriveranno nel prossimo futuro. È inverosimile pensare che i personaggi che arrivano in beta sono appena stati sfornati e quindi le devono provare. Non è assolutamente vero. Loro fanno del playtesting prima di metterti le cose in beta. E infatti, non a caso, non è che magicamente i personaggi che arrivano in beta e poi quelli che arrivano appunto nel server ufficiale sono drasticamente diversi. Al massimo andranno a cambiare qualche moltiplicatore, qualcosina del genere. Quindi niente di così eclatante. Quindi, dato che appunto le persone hanno notato queste cose, puoi ben capire come la gente è un pochino impazzita. Ora ti faccio vedere anche quest'altro screenshot, sempre postato dalla stessa persona, perché si fa vedere, o meglio, si vede qua appunto che c'è un altro personaggio, appunto 5 stelle, che dovrebbe essere Pyro. Ora, se posso dire un pochino una cosa che va a smentire tutto questo, è che come vedi qua, solitamente Hoiverse va a sfruttare dei personaggi che sono placeholder. Cioè, questo che cosa significa? Significa che, per esempio, nel gioco, soprattutto nelle prime versioni o anche in versione di beta, loro utilizzano alcuni modelli e alcune diciture, appunto, per il nome di un personaggio per identificare qualcos'altro. Quindi questo che cosa può significare? Che magari stanno testando delle animazioni e quant'altro, appunto, di un altro PG, ma magari ci sarà scritto un'altra cosa. Ok? Quindi potrebbe essere interessante, appunto, che quello che abbiamo visto dovrebbe essere una sorta di prima, anteprima, appunto, al personaggio di Arlecchino, ammesso che sia vero che questo personaggio arriverà idealmente nella 4.6, però insomma di conferme ce ne sono poche. Però capito, quando vanno a pubblicare questi video, i dettagli ci sono, ce li puoi nascondere, ma ci sarà sempre qualcuno che andrà a notare appunto queste minuzie, e credo che sia veramente molto interessante. Ora, se vi ricordate, ne abbiamo anche parlato nella puntatina di Project Onkai della seconda stagione, un pochino di come sarà il personaggio, insomma, dovrebbe sfruttare questa reazione di sovraccarica e tutto il resto, quindi idealmente qualche ipotesi ce l'abbiamo, no? Però, andando a rivedere appunto queste immagini, mi fa un pochino pensare il fatto che ce l'hanno fatto vedere con Gaming, cioè, se vogliamo davvero pensare che hanno testato Gaming, o quantomeno stanno testando Arlecchino con Gaming, non so come questi due personaggi potrebbero andare d'accordo. Cioè, se diamo per scontato appunto che Arlecchino dovrebbe essere un personaggio che ti fa danno, e quindi è un DPS, averlo assieme con Gaming non avrebbe tanto senso, perché Gaming è un DPS. A meno che non ti può essere d'aiuto in altri contesti, vai a togliere uno slot ad un altro tipo di personaggi che ti potrebbe aiutare. Quindi, se dobbiamo sfruttare la reazione di sovraccarico, secondo me non ha senso. Se dobbiamo dare un team, appunto, che sfrutta al massimo il personaggio di Arlecchino, anche qua non ci siamo. Ma proprio perché non ha senso mettere due DPS forti nel team, perché tu devi dedicarti ad uno per poter massimizzare quel singolo danno. A meno che in questo caso Arlecchino non sia un personaggio simile a Fiorina, cioè magari fa un elemental skill o qualcosa del genere che fa danno senza che lei sia attiva sul campo. Allora in quel caso potrebbe avere un senso appunto metterlo su Gaming. Ora permettimi, se casomai dovesse essere questa la cosa, io te lo dico, il personaggio non lo pullo. Perché veramente non voglio assolutamente pensare che mi fai uscire un personaggio talmente tanto apprezzato dalla community e diventa l'ennesima Xia Ling. Che Xia Ling è un ottimo personaggio, però la utilizzi pochissimo attivamente sul campo. E l'ultima cosa che io vorrei vedere è appunto un personaggio 5 stelle talmente tanto bello, talmente tanto interessante che premi un tasto e vai via. Cioè, secondo me non avrebbe senso. Quindi speriamo che non sia così, e insomma, altre giustificazioni non te le saprei dire al momento, appunto sul perché hanno voluto mettere questo team per testare Gaming o per testare Arlecchino. Non lo so, però appunto vedere queste cose in rete mi ha fatto pensare su quello che potrebbe arrivare nel gioco, anche se al momento non ci sono news né di beta né di leak, appunto, diciamo, affidabili, ecco. Ho letto però che Arlecchino sarà una sorta di Bennett 2.0 buffer che però fa danni. Guarda, a quello che avevo letto io, era stato detto che il personaggio doveva essenzialmente essere un DPS, appunto, che poteva darti un buff nel fare le reazioni o fare danni pyro. Però, cioè, te l'ho detto, mi sono stancato di queste cose. Io vorrei prendermi un personaggio
che fa danno e basta. Non mi va di cambiare ogni volta, fare la rotazione. Cioè, di avere un personaggio che me lo tengo attivo sul campo per 5-10 secondi è brutto. Cioè, io per dire, mi piace utilizzare di Luke. Sarà che è un personaggio vecchio, non è più meta, tutto quello che vuoi. Ma perché mi piace fare la sua abilità, l'attacco, la burst e tutto il resto, no? Mi piace avere il personaggio che apprezzo e che fa qualcosa, appunto, attivo sul campo. Se invece devi stare lì a fare rotazione su rotazione, secondo me si perde un po'. Però, ti ripeto, aspettiamo conferme da parte di Yoyoverse con video dove notiamo alcune cosine o quantomeno drip marketing e altri leak che arriveranno in rete nelle prossime settimane.